non è neanche una pianta autoctona. No, assolutamente autoctona no. È una pianta originaria del Messico, del Guatemala, delle zone montuose, quindi una pianta tutto sommato forestale più che desertica, comunque di climi più caldi di questo. Nelle zone del sud Italia in realtà si trova naturalizzata. È una pianta che sicuramente è legata all'immagine del Natale, ha questa caratteristica di fiorire naturalmente in questo periodo, quindi la fioritura non viene forzata come qualcuno crede, ma fiorisce naturalmente in questo periodo. E è una pianta quindi che viene molto acquistata ovviamente in questo momento, però è una pianta di non facile coltivazione che presenta parecchie problematiche. E il nostro centro appunto da tanti anni svolge questa attività di verifica delle varietà, soprattutto nuove in fase precommerciale, prima che vengano coltivate dai nostri coltivatori. Le varietà che adesso i breeder stanno mettendo a disposizione sono varietà di sempre più facile coltivazione, però contemporaneamente varietà anche belle, quindi che possano soddisfare sia le esigenze del consumatore che quelle del produttore. Inoltre un'altra cosa importante è fare varietà che possono essere coltivate con relativamente basso input energetico, anche per ridurre i costi, che sappiamo bene è un problema grosso quello dei costi energetici in questo momento. Abbiamo sempre più varietà colorate, varietà di forme strane, perché poi chiaramente bisogna anche che la varietà incontri anche i gusti del pubblico. Quindi da un lato c'è un discorso appunto di sostenibilità della cultura, di riduzione dei costi, anche di riduzione degli input chimici se possibile. Però dall'altro c'è anche la necessità di dare al coltivatore materiale che sia accattivante per chi compra la pianta, soprattutto cercare di captare anche i gusti del pubblico giovane.